Hello everyone! Ragazzi, oggi abbiamo un ospite speciale. È una ragazza, lei è canadese ma vive in Italia e parla l'italiano benissimo. Ha vissuto in Italia, in Canada, in Australia. Le piacciono le lingue, le piace la musica e canta benissimo. Dal canale YouTube It's Elissa, not Alissa, oggi abbiamo, e mi aiuto con gli effetti speciali, Elissa! Ciao! Grazie mille di essere qui! No, grazie a te, sono molto contenta. Per chi non ti conoscesse, vogliamo dire dove sei in questo momento? In questo momento sono in Italia, sono a Fano, vivo a Fano. Lo so, è molto strano. Poi una canadese che non vive tipo a Roma, Firenze o queste città. So che è un po' strano. Per chi mi vuole conoscere qualche cosa su di me, mi chiamo Alissa, non Elisa e non Alissa. Mi piacciono le lingue, mi piace viaggiare, mi piace praticamente tutte le cose artistiche al mondo, incluso cantare, recitazione, bla 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 bla. Dico brevemente che sul tuo canale le persone possono anche esercitarsi con l'inglese. Sì. Io lascio il link qui sotto, ragazzi. Allora, per il video di oggi io ho chiesto ai miei follower, principalmente agli italiani, quali fossero gli stereotipi o le supposizioni, tutte l'immagine che gli italiani hanno del Canada. Ci sono due domande che sono di gran lunga le più chieste. Due domande che proprio vincono. Inizio subito con la numero uno, che è una di quelle più chieste. È vero che i canadesi sono tutti gentili? Lo sapevo! Lo sapevo. Beh, questa è una cosa, devo dire che non mi dispiace. Non è una cosa tipo che sono stupidi o sono... Non è male. Dipende cosa intendi per gentile. Nel senso, siamo molto polite. Un po' come negli Stati Uniti, in tanti posti. Tu vai in Canada, vai in un negozio, non come qui in Italia, e ti dicono, ciao, come stai? Posso aiutarti con qualcosa? Con un gran sorriso, tutto quello. Quindi, da un certo punto di vista è vero. All'inizio, secondo me, siamo tutti super gentili. Invece in Italia, se c'è una persona incazzata, si vede. Non nascondono nulla. Invece in Canada c'è sempre questa cosa di the customer's always right, tipo devi sempre essere molto gentile. E sì, è vero che diciamo sempre sorry, diciamo sempre thank you, diciamo sempre tutta questa cosa qui. Quindi sì, io direi in generale più o meno sì. Ho una follow up question però, perché sentendoti parlare sembra che in questa gentilezza sia soprattutto con gli sconosciuti. Ma secondo te gentilezza poi, come si dice, le persone sono anche friendly, sono anche amichevoli? Sì, io direi che è una cosa soprattutto per gli sconosciuti, perché non lo so, io ho sempre trovato che ho sempre avuto più difficoltà a fare amici in Canada. Non so perché, forse perché parlo troppo e in Italia questa parte della mia personalità funziona un po' meglio, è un po' meno fastidioso, però... Benvenuto! Parliamo per anche 5 ore a tavola, quindi. Allora, passiamo alla domanda numero 2. Allora, è vero che tutti i canadesi parlano anche il francese? E è vero che non tutti i canadesi parlano bene l'inglese? Allora, non è vero che tutti i canadesi parlano il francese. Dalla parte dove vivo io, dove vengo io, insomma, quasi tutti parlano almeno un pochettino di francese, perché io sono di Ottawa. Ottawa è praticamente 5 minuti dal Quebec. Ci sono tanti francesi che lavorano nel governo, per lavorare nel governo, perché tanto è la capitale. Per questo motivo, tantissime persone parlano sia inglese che francese perfettamente. Già, se vai a Toronto, qualcuno sì, però sì, lo dobbiamo imparare a scuola, però lo impariamo a scuola come imparate voi l'inglese, nel senso che qualcuno riesce a parlare benissimo se poi sono interessati e studiano da soli e sono molto motivati, diciamo. La persona media, se non ha una passione per l'inglese, non ti ricordi niente. Allora, se parliamo dell'altra parte del Canada, tipo Alberta e questi posti qui, da quello che ho sentito, perché io non ci sono mai stata, quasi nessuno parla il francese. Però lo studiano a scuola. Quindi non è... Sì, però mi sa che lì è anche di meno, perché almeno per noi sono nel... Capisci? Certo. In quella zona lì incontri gente che parla francese, quindi un po' lo senti. Lì mi sa che non lo parla quasi nessuno. Però sì, ci sono dei posti nel Quebec dove parlano solo francese. Ci sono delle persone che non capiscono manco una parola. Quindi. Però lo devono studiare a scuola l'inglese, ovviamente. Quindi poi se lo dimenticano, ma devono studiarlo. Sinceramente non lo so. Non lo so, guarda, non sono sicura. Ok, quindi va bene, non tutti i canadesi parlano francese e non tutti i canadesi parlano l'inglese. Sì, quasi tutti sono madrelingua inglesi, non tutti. La domanda numero 3 è vero
vero che molti canadesi si vestono scoperti anche con temperature freddissime tipo a meno 5 gradi? Oddio, gli uomini. Io ho un amico, Heineck, che anche quando ci sono tipo meno 20 gradi, lui esce con i pantaloni corti e un t-shirt così. Ma che problema ha Heineck? Che problema ha? Quindi è vero, però ho una domanda. Per esempio anche in Colorado fa freddo, ma loro non si vestono proprio pesantissimi, perché alla fine all'aperto ci stanno poco. In Colorado tu esci da casa, prendi la macchina, entri nel negozio o in ufficio, prendi la macchina, torni a casa. Quindi alla fine non è che devi cercare parcheggio, poi trovi parcheggio a 30 minuti di distanza e devi camminare. Quindi magari sì, è la stessa cosa in Canada. Dipende, se siamo tipo meno 10, ok, non muori. Però se arriviamo a meno 30, meno 32, meno 30, cioè centigradi. Sì. Ti si ghiacciano i polmoni. Non ce la posso fare. Ogni tanto, col vento, perché sai, a volte col vento è più freddo. Non so come si dice in italiano, però c'è feels like. Sì, feels like meno 43, ho visto. La temperatura reale è quella percepita. Sì, sì. Mamma mia. Andrò in estate. Sì, esatto. Estate non è caldissima, però è calda. Va bene, vado in estate. Perché meno 40 mi spaventa anche solo sentirlo. La quarta? Questa... di domanda te la faccio io, però è un po' vaga, nel senso, io l'ho intitolata cosa pensano i canadesi degli italiani, nel senso, ci sono degli stereotipi. Se io dico Italia, al canadese viene subito in mente, non so, la pizza o che cosa? La prima cosa che viene in mente è figo, non so perché, ma per noi gli italiani sono tipo, ah sei italiano, che bello, dimmi qualcosa, tipo siamo molto, sì è vero, no, siamo molto affascinati, penso. Secondo me non ci sono stereotipi negativi. Poi per me è un po' diverso perché sono anche mezza italiana, quindi mia nonna viveva con noi, quindi ovviamente qualcosa dell'Italia capivo già. Ok, no, mi fa piacere, cioè comunque l'immagine dell'Italia, che è un po' quello che ho vissuto quando sono andata in Giappone. Sì, ovvio che ci sono quegli stereotipi un po' negativi a volte, però devo dire che in generale l'immagine dell'Italia super giù è positiva, tipo qualità, sì, il lusso, queste cose. Scusa, c'è il mio gatto che... Oh, ma è benvenuto, come si chiama? Slash. Oh, lui è un gatto italiano o canadese? E lui è italiano. Dai, così ci aumenta pure le views. Passiamo alla domanda numero 5, che è una delle due domande più chieste. Te la faccio indovinare. Oddio. Ok, allora, di solito chiedono, siamo gentili, che abbiamo già fatto, se fa freddo, che abbiamo un po' parlato di quello, se il cibo fa schifo, di solito è il cibo il problema. Allora, forse ti sorprenderà, perché questa è stata richiestissima. È vero che i canadesi e gli americani si odiano? No! Non te la fanno mai? Sinceramente non so dove viene questa cosa. Non lo so, io personalmente non ho nessun problema con gli americani, perché tanto se parlo con un americano, a meno che non ha un accento proprio ovvio dal sud che si sente tantissimo, io non mi rendo manco conto che sto parlando con un americano. Quando insegno io devo chiedere, tu sei americano o canadese? A meno che non dicono la parola about, che io adesso tutti mi prenderanno in giro, però va bene, non mi rendo conto. Secondo me, sai cos'è il colpevole? South Park. Secondo me non è vero, non lo so poi. In realtà, preparando questo video, ho chiesto anche a Brian e gli ho detto, ma è vero? Lui mi ha detto, assolutamente no. Anzi, diciamo che è un po' come se fossero i nostri cugini, è come un po' l'Italia e la Spagna. Sì, sono tipo i nostri amici, secondo me, io non... assolutamente falso. Ragazzi, basta. No, scherzo, se avete fatto la domanda un motivo ci sarà. La numero 6 è molto più tecnica. Allora, com'è il tipping system in Canada? E le tasse sono incluse nel prezzo oppure c'è la sorpresa quando vai alla cassa? Oh, c'è la sorpresa. Sai cosa? Quando sono venuta qui mi sono resa conto, ho detto aspetta, ma le tasse sono già incluse? Ma veramente? Anche se penso che se tu ogni volta devi calcolare le tasse, ogni volta che paghi, poi ti diventa quasi automatico, no? Guarda, io con la matematica capirò quanto costa quando arrivo alla cassa e basta. Niente, allora sorpresa. E il tipping system? Come in America? Sì, tipo se vai al ristorante lo dovresti fare. Se non lo fai vuol dire che hanno veramente fatto un disastro. Sì, devi dare, non so quant'è adesso, non mi ricordo, che se è qualche anno che non vivo lì, insomma. 15-20%? 15, sì. Mi sa anche per tagliare i capelli. Allora è come in America proprio. Perché da noi invece la mancia al ristorante, se vuoi quanto vuoi, dal parrucchiere non è così comune, ma se vuoi quanto vuoi. Quindi è tipo sistema americano. Domanda numero 7, penultima domanda.
È vero che in Canada non chiudono le porte a chiave? Allora, dipende. Io conosco delle... Infatti queste cose ho sentito molte, ma non mi sono mai reso conto che lo sapevano tipo fuori dal Canada. Qualche persona che conosco sì, non lo fanno, non chiudono la porta. Io l'ho sempre fatto, magari perché ho una famiglia mediterranea, quindi hanno portato questa ansia, cosa di sicurezza. La paura, hanno portato sì, la paura nel vecchio continente. Perché, tanto, mia madre libanese ha passato tutta la sua infanzia a non cercare di non morire, quindi... Sinceramente, cosa vuoi? No, è bella, è una cosa bella in realtà, perché si vede che si sentono così sicuri e la microcriminalità non c'è, ma forse questa cosa dipende da area a area, da zona dipende a zona. Dipende da dove vivi, sicuramente, sì. Sicuramente se vivi in una città grande, chiude la porta, nei posti più piccoli penso di no. Che poi, fammelo dire, se le porte canadesi sono come le porte americane, sono inutili! Perché? Cioè, perché sono andata a casa di Brian del Colorado, ma anche in quella in Florida, e c'è la porta quella del retro che è una porticina di legno, mezza di legno, mezza di vetro, ma che... La puoi pure lasciare spalancata, tanto non fa niente. No, sai cosa? Questa cosa è diverso. Perché fa così freddo che abbiamo bisogno delle porte che sono veramente ben chiuse, capisci? Quindi le case sono chiuse, diciamo, non so se si dice così, molto bene in Canada. No, io a casa mia in Italia ho la porta blindata e anche le grate alle finestre. Che quando la famiglia di Brian viene a trovarmi dice: Sonia, sembra un carcere. Però è normale a Roma. Ho l'ultima domanda per te. Allora, no, abbiamo finito l'esistenza. Ti ho fatto un interrogatorio, dici abbiamo finito per fortuna. Allora, in cosa i canadesi sono diversi dagli statunitensi? Questa non è una domanda semplice, perché tanto cosa vuol dire gli americani? Nel senso che gli americani di California, gli americani di Texas, gli americani di New York, tipo, capisci? E i canadesi? I canadesi dove? Del Quebec? Così. Io quando penso a Canada e America, la prima differenza che mi viene in mente è la sanità pubblica. È la prima cosa che dico, pum! Se parliamo delle persone è più complicato, se parliamo del paese sì, è un po' più... Quel sistema lì comunque sì, è gratis. Non vuol dire che è buono, perché sinceramente io mi sono sempre trovata meglio in Italia per quanto riguarda la sanità. Non so perché. Sì, lo so, è molto strano. Magari perché dove vivo io, non lo so. Non è che è perfetto, però... Sì. Comunque in Canada, per esempio, una volta avevo dolori, avevo bisogno di un ultrasound, come si dice? Di un'ecografia. Ecco, 14 mesi. In realtà non mi sorprende tantissimo perché io mi fido dei medici italiani. Il problema dell'Italia, secondo me, sono i tempi di attesa. Quindi in questo è simile al Canada, probabilmente. Secondo me è un pochettino meglio, un pochettino, perché in Canada, tu vivi a Roma, è diverso, c'è un sacco di gente, io vivo a Fano, tanto c'è l'ospedale di Pesaro, non è grande come Roma, quindi tu se stai male, sì magari aspetti 2 ore, 3 ore, 4 ore, però entri dopo qualche ora. In Canada 8 ore, 9 ore, 12 ore in ospedale che aspetti giusto per vedere... Capisci? Poi nel Quebec è un disastro. Quindi a livello di cultura, diciamo, canadesi e statunitensi simili, sono cugini? Sì, siamo più o meno simili, dai. Tanto guardo video di americani, io devo controllare questa persona americana o canadese, io non mi rendo conto perché tanto... È vero, anche la cultura, che ne so, del intrattenimento, la musica, gli show, spesso si passano tra gli Stati Uniti e il Canada. Questo fa tanto, secondo me, anche a livello di creare una cultura comune, è vero. E non solo quello, nel senso, i miei genitori non guardano le notizie, quelli in Canada, guardano soltanto quelli americani. Soltanto le notizie americane, perché tanto quello che succede lì succede poi dopo in Canada, dopo poco tempo. Quello che per noi è così importante, chi vince, chi è presidente, tutte queste cose qui, non solo perché è interessante, ma perché veramente cambia totalmente cosa succede in Canada. E le notizie dalla Gran Bretagna, tipo Commonwealth? No, niente, no, perché i nostri canali sono quasi tutti americani, ci sono quelli canadesi, però sono quasi tutti americani. Poi c'è anche il fatto che guardiamo le serie TV americane, l'accento, specialmente la nostra generazione, è molto americanizzato. Io dico sorry, certe persone dicono sorry. Io dico project, mio padre per esempio già, sua generazione, dice project. Io dico drama, che è molto più americano, loro dicono drama. Drama? Britannico. Drama? Sì. Ah, che sì.
Grazie Elisa di aver risposto a tutte queste domande. Io grazie a te, è stato molto divertente. Davvero? Sì, certo. Ragazzi, io vi ricordo il link del canale di Elisa, quindi not Alyssa, qui sotto. Grazie mille di aver guardato, ci vediamo la prossima volta. Ciao.